è? Ma questo chi è? Mamma mia, guarda, guarda cosa ti ho preparato, guarda cosa ho alle mie Vedo bene, ma lasciati presentare, ragazze e ragazzi, perché devi sapere che qui sono un po' più giovani su Instagram, in diretta dal Teatro Piccinni di Bari, dove questa sera debutta col suo spettacolo Il malato immaginario, Emilio Surfrizzi. Che Applauso, meraviglia, che meraviglia. Grazie, grazie, grazie. Guarda, alle applauso, 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 applauso. mie spalle, io non so se si vede, ma c'è la meravigliosa scenografia di questo spettacolo. Una Bellissimo, torre. qua, qua. Si No, vede, ecco gira, qua. gira, basta, Una fermo torre. così. È È così? bellissimo, certo, ma quanto sarà costato quella torre? Beh, quella Ai, ai, ai. abbiamo messa perché il produttore non ce la faceva da Ma solo. è Mi ha quindi. chiesto una cosa e quindi ho dovuto mettere Ma. 86.000 euro io e Sì, lui ha va messo bene. 703 euro, però a poco me li ridà, ha detto che me li No, ridà adesso. sì, te li ridà sicuro. Se è il produttore che conosco io, te li ridà sicuro. Ed è Senti, quello che conosci tu, infatti. arrivederci e grazie. Madonna, guarda che Senti, meraviglia, sì. Emilio, prima di, insomma, tu adesso vai di fretta perché tra un po', insomma, devi andare a vestirti, hai già alcuni Sì. panni di No, guarda, guarda, argento. mi sono vestito appositivamente per voi, per la diretta. Bravo. Guarda un po' Ma i stai costumi di bello, questo. stai. Sto bella, sto Fai bella. vedere, fai una panoramica, comincia dal naso e finisci al piede. Vediamo, Guarda, vediamo. il naso, non so se entra tutto dentro Sì. alla. Qualcosa si Guarda, intravede, qualcosa. Scendi, e scendo fino a scendi, qualcosa che sarà inevitabilmente più piccolo del naso. sì. Che bel costume. Bello, Guarda, guarda che bello. meraviglia, Che guarda, meraviglia, costume guarda. d'epoca. Ma stai benissimo. Sartoria Sì. Farani di Roma e soprattutto Bene. uno delle più grandi costumiste che il teatro italiano vanti, Santuzza Calimio, caro Ma Santuzza Santuzza, Calimio. scusami, fammi dire una Sì. cosa, ma Santuzza ha fatto il miracolo perché io ti trovo molto dimagrito, in grande forma. Cos'è la Io ti tournée? ringrazio, Cos'è? ma no, sono onesto, posso dire in diretta che Sì. sto un piccione. Sono onesto, c'è gente, guarda, Arrapano. sono costretto a tenere fuori le fan, sono costretto, non Addirittura, so. beh, Sì, non è ma siamo qui al che. Piccini, mi sono dovuto rintanare, si sente che Ma gridano. chi? Non sentite le grida? Io mi allontano così ve le faccio sentire. Vediamo. Emilio! Emilio! C'è gente che grida in maniera. Ma Vedi, chi io è? c'è. No, Aspetta, chi che è? forse abbiamo una fan. Chi Beh, sei? vabbè, Madonna, chi sei? Non stavi fuori prima? Mi chiamo. Non me l'aspetta. Mi chiamo Elena. Vabbè, Ma no, nessuno è è perfetto. te. No, vabbè, ma non mi di da dove vieni, No, Elena? Da dove vieni? Occhio a cosa dici. Perché da Elena. Santo Santo Spirito, da Spirito, Santo Bari, Spirito. Santo Che Spirito. meraviglia. Senti, Ah, Elena, signore. cosa fai nella vita e di un pensiero gentile sul primo attore Solfrizzi? Prima cosa fai nella vita? No, vabbè. Io lavoro come educatrice in una scuola a Bari. Ah. Sì. E sono Sì, educati i ragazzi, è venuto, riesci sì. a Santo Spirito, riesci, me fa piacere. E A prova a dire Bari. una cosa A bella, una scusa. scuola Madonna, superiore. Emilio, Emilio! Scusate, devo Allora tenere la io barba. veramente, io vi adoro, Grazie, veramente. sei Dica bene. sei la sola, l'adoriamo anche Madonna. tu. Non so, io ho detto di chiudere le porte, ma davvero. Ma Madonna, scusa. Emilio, sei un Oh. piccione! Sei davvero un volatile! Non proprio La gli dai. voce è una voce troppo. È una voce quasi. È una voce quasi maschile. No, ma è Io il teatro tutto. che la deforma. Ah, Il teatro la capisco, deforma, capisco. capito? Capisco. Emilio, sei buono! Sei buono! Lo dicono, ma io ho detto di Senti, tenere chiuse le porte, ma purtroppo. Elena, ma tu come lo useresti se fosse tuo per una mattinata? Fammi sentire. Vabbè, come Divulgatore, divulgatore, cioè. divulgatore. Ehi, Monaco, la devi dire, Elena. Elena, Madonna, la voglio io una mattinata. No, perché c'è gente che ulula.
Lasciati guardare. Antonio ti ha messo in imbarazzo. Guarda, ti tolgo io dall'imbarazzo. No, facciamo una cosa. Tu mi inviti. Posso fare un selfie? Io vi adoro. E fai il selfie. Pur da lontano. Madonna, aspetta che mi metto nel... Aspetta. Sì, sì. Qual è il lato mio? Antonio, qual è il mio lato migliore? Tutti, Emilio, tutti! Ci gridano, tu sei bello sempre. Aspetta, è la prima volta che vado di screenshot di sera. Vai, forza, vai. 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 L'ha fatta. Fatta. Aspetta, grazie. Una senza occhiali. Una senza occhiali, insieme, Anche io me li sono tolti. Beh. Elena, ce lo mandi poi questo screenshot? Sì, sì, te lo mando. Grazie, beh, ti vogliamo bene, ciao, un saluto. Purtroppo, anch'io. Ti dobbiamo salutare perché ci sono le... No, grazie, per... grazie. Diamo spazio anche alle altre fans. Siamo anche alle noi, fan. siamo anche noi. Ragazzi, qua stanno per fare porta. Allora, un teatro meraviglioso, possiamo... Grazie, grazie. Posso dire che, guarda, mi giro per far vedere ancora la bellezza di Mamma questo teatro. Mamma mia, com'è bello. Io, no, non solo, ma lasciami dire quanto sono emozionato. Tutta la compagnia è rimasta a bocca aperta e non sai il mio orgoglio, perché portare tutti gli attori che vengono da città d'arte meravigliose, Pisa, Firenze... da Forte dei Marmi, insomma, dalla Sicilia, dalla Sicilia siamo appena avvenuti da Messina, da Taormina, ma anche da Cosenza, dove al Teatro Rendano abbiamo Rendano, teatro bellissimo, però insomma, certo. portarli in un teatro questo, e sapere che è di Bari ti dà un orgoglio veramente che anche a noi lo stesso orgoglio dalla... no, guarda che si capisce fino alla fine. Ti leggo questo messaggio per Emilio: sono venuta a Torino, minuti di applausi, quindi questo sia un buon viatico per il tuo debutto di stasera a Bari, va bene? Grazie, vi aspetto tutti, ti aspetto domani, pure a te, mi raccomando, domani. Sì, no, io vengo sabato, ma domani che ti presenti a pranzo. Sì. Allora, porta... Che vuoi? Cus? Porta, vedi se le fan ti possono fare delle orecchiette fatte in casa, quelle del tipo Bari Vecchia, che ci facciamo un sughetto con le orecchiette. Molto andiamo leggeri. Ma chiedi sì, alle fan con le orecchiette. Va bene, orecchiette. Intanto avviso che stanno per mettere il wifi nei camerini, per cui nell'eventualità dovessero risolvere domani, noi domani vediamo una vestizione, la parrucca, io mi sono portato dalla parrucca, guarda, vi faccio salutare dalla parrucca di Argante. È la parrucca di Argante che tu indossi per due ore. Indosso per due ore, per e in testa alla fine ti ritrovi con i cardoncelli. No, cioè... Bravissimo, però si mette prima una specie di cuffietta, che è questa cuffietta qua, che si mette in testa, che protegge, e poi te la incollano, prima si mettono i ferrettini nelle carni, e poi si mettono tutto il mastice intorno, che poi quando tu ti strucchi stai quelle due o tre ore a tentare di levare la colla dalla faccia. È bellissimo. Hai scelto il mestiere più bello del mondo. Io, Antonio, vorrei conoscere il tuo barbiere, veramente. Hai fatto un figurone, mi ha fatto la testa ad uccellino. Posso dire che stai veramente una monnezza, ma sì, è buono, hai le tue fan, è inutile. Anch'io nel mio piccolo mi arrangio, diciamo. Si arrangia. Mi ha fatto assai piacere. A me mi ha fatto assai piacere. Io proprio sono stato felice. Ma quanto ci tengo io, quanto mi ha fatto piacere a me. Ragazzi, ciao, a domani. Anche dalle fan, tanti baci, arrivederci, è un inchiostro di questa Puglia. Oh, sai che c'è? Un saluto anche dalle mie fans. Allora, ci ha fatto piacere, Emilio. Ciao, ecco. Però qua, davvero, devo dire che il livello di istruzione di tutte le nostre fan è straordinario. Ognuno si merita il suo. Infatti, ciao. Ciao, se non dove no, amici, e come si fa ad andarsene? Se una X non deve andare, rimani con noi. devi spingere una X. No,